Oggi si parla e si scrive molto di internazionalizzazione. Giustamente perché la crescita del paese passa attraverso lo sviluppo delle relazioni con l'estero. L'idea che noi abbiamo maturato è stata quella di creare una sorta di sportello unico per l'internazionalizzazione alla quale le imprese potessero rivolgersi per tutte le loro necessità, non soltanto quelle di tipo tipicamente bancarie e creditizie. Per fare questo, e noi ci siamo, pensiamo, riusciti, lo abbiamo realizzato, abbiamo però dovuto perfezionare nel corso di tutti questi anni numerosi accordi di collaborazione con enti e istituzioni primarie che potessero supportarci nell'erogazione di questi servizi. Quindi mi riferisco a Promos, innanzitutto, che è l'Agenzia per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano, ma anche a SACE, che non è più soltanto un'agenzia per l'assicurazione del rischio paese, a SIMEST, alle Camere di Commercio italiane all'estero, alle Camere di Commercio miste, alle Camere di Commercio estere in Italia, a numerosi istituti di credito internazionale. Ecco, noi pensiamo che questa rete che noi abbiamo creato possa supportare agevolmente la nostra clientela, le imprese che si rivolgono a noi. Internazionale non solo serve alle imprese, ma è diventato di vitale importanza. Il lavoro che fa la Banca Popolare di Sondrio è quello di fornire alle aziende e alle imprese tutti gli strumenti per meglio valutare e per scegliere le strategie migliori per sviluppare il tema dell'internazionalizzazione. Quello che non vogliamo fare è di indirizzare un'azienda su un determinato paese o su una determinata area. Forniamo alla clientela tutta una serie di servizi che vanno per esempio dalle ricerche di mercato. È importante muoversi all'estero con cognizione di causa e quindi sapere in anticipo che un determinato prodotto può essere interessante in un'area geografica e non in un'altra area geografica. Avere per esempio informazioni adeguate sui partner o sulle controparti che si intendono attivare all'estero. Questo perché la scelta è estremamente delicata, dipende dalle dimensioni dell'azienda, dipende dall'esperienza che l'azienda ha avuto in campo internazionale, dipende dal tipo di produzione. Quindi alcuni paesi, alcune aree geografiche sono più indicati a certo tipo di clienti e altri ad altri ancora.